Speciale Covid-19, la fase 2, uscire dall'emergenza in corso, i manager e lo smart working, le opportunità della crisi. Ne parliamo oggi con Enrico Pedretti, direttore marketing di Manager Italia. Buongiorno Enrico. Ciao, buongiorno. Allora, prima domanda, come hanno affrontato l'emergenza tra smart working, di fatto appunto lavoro a distanza, e impazzimento della domanda e dell'offerta, i manager e le aziende? Beh, l'hanno affrontata un po' come tutti noi, ci siamo ritrovati, no? Ci siamo da un giorno all'altro, comunque nel giro di pochi giorni, a dover decidere se chiudere un'azienda, se fare in modo che le persone fossero in grado di lavorare da casa oppure fare in modo che non lavorassero più. Questo per una buona percentuale, per più del 50% degli italiani. Poi naturalmente ci sono invece state quelle aziende che hanno lavorato ancora di più di prima, al di là del fatto che quelli che hanno lavorato da casa anche loro hanno lavorato. Quindi questo è stato il vissuto che abbiamo avuto un po' tutti. Naturalmente per un manager si è trattato di gestire tutte queste cose. Io stesso in 5 giorni ho dovuto mettere in smart working le 12 persone che lavorano nel mio team. Alcune erano già in grado di farlo, altre no. No, altre no, nel senso che mancavano dei supporti e mancavano delle cose, però bene o male siamo riusciti a farlo per chi era possibile farlo. Purtroppo ci sono stati alcuni che non sono stati in grado di farlo perché penso che siano casi limite, ma ce ne sono stati perché proprio sono mancate quelle tecnologie o quelle capacità di farlo. Ce ne sono altri che non hanno potuto fare lo smart working perché hanno chiuso l'azienda e quel tipo di servizio o di prodotto era solo fisico e non c'erano ancora, non ne avevano messo ancora in piedi quelle cose che permettono e permetteranno comunque invece di farlo anche in modo non fisico. Mi dilungo un attimo su un'ultima cosa. Tanti, e non parlo solo e tanto dei manager, ma parlo di noi stessi, lavoratori, ma degli imprenditori. Anche i piccoli, i famosi piccoli, in questa emergenza, in quei pochi giorni, in quei 5-10 giorni, hanno dovuto decidere se stare chiusi per mesi oppure se riuscire a fare qualcosa. Bene, citando una cosa che penso che saprete tutti, ci sono stati, per esempio, dei ristoratori che si sono inventati la consegna a domicilio, se la sono inventata nel senso che fino al giorno prima c'era per alcuni, ma loro non la consideravano. Alcuni se la sono inventata più che la consegna a domicilio era se vieni da me, mi ordini, poi vieni qua e ti prendi le cose. Ma invece ce ne sono stati altri che hanno fatto una piccola trasformazione digitale, perché si sono collegati con quelle piattaforme tipo Deliveroo o altre cose, hanno sfruttato la loro app e hanno fatto di un servizio fisico, molto fisico, ci hanno messo qualcosa di digital e hanno visto che si può fare e comunque sono riusciti quindi a guadagnare, a mantenere un minimo livello di impiego e comunque hanno fatto un'esperienza che penso che potrà essere molto utile per loro, ma anche per molti altri. Ecco, molti hanno riscontrato un calo, no? Lo dicevi, mentre altri manager hanno sfruttato, tra virgolette, il lockdown proprio per crescere assieme alle loro aziende. In Italia, secondo te, quali sono i settori, più in crisi in questo momento? Allora, noi abbiamo fatto in questi mesi abbiamo fatto tre indagini sui nostri manager. Parlo di un campione rappresentativo dei dirigenti e delle aziende strutturate con un management e con dirigenti all'interno, che sono 8.002, ma parlo, alcune di queste le abbiamo fatte anche in modo più ampio, andando a coprire l'industria. Allora, il primo dato è che la prima indagine fatta dopo 15 giorni c'era un 75% che ha detto un calo del fatturato. Ne abbiamo fatto un'altra dopo 15 giorni, eravamo al 90% che ci ha detto abbiamo un calo di fatturato. Quindi era aumentato ancora moltissimi, quasi tutti. Ecco, però c'è fuori questo 10% di calo oppure blocco, alcuni di questi erano fermi proprio, e quelle sono state le aziende della grande distribuzione
distribuzione, le aziende che fanno l'e-commerce, ma le aziende di logistica, le aziende che vendono farmaceutico, quelle che abbiamo visto che ci hanno supportato. Ecco, per quelle invece il lavoro è stato di più, al di là del fatturato, ma c'era proprio da fare di più, perché molte, molte più persone hanno comprato con l'e-commerce, ma io compro con l'e-commerce, ma dietro c'è tutta una filiera di prodotti che devono essere pronti, di consegne che vanno fatte. Abbiamo fatto un assalto alle farmacie tutti, e in mezzo a tutta questa cosa c'era tutto il mondo della logistica che doveva gestire questo aumento terrificante in doppia cifra, no, dello scambio di merci, e tutto questo andava fatto alla luce di quelle norme che abbiamo cominciato lì a mettere in piedi. E non sto parlando tanto di quelli che stavano in casa, ma di quelli che dovevano per forza, se no ci bloccavamo tutti, fare qualcosa, fare il loro lavoro, fare ancora di più, che dovevano farlo con quelle accortezze che poi sono diventate anche nostre, il gel, i guanti, la distanza e tutte queste cose. Penso che tutti abbiamo vissuto il corriere che almeno una volta al giorno ci suonava e ci scaricava qualcosa in casa. Bene, dietro a tutta quella cosa c'è una filiera, ci sono persone che lavorano, ci sono business che hanno aumentato, che hanno cambiato un po' quello che era la loro prassi. Ecco, il lavoro a distanza, abbiamo detto, ha funzionato, no? È produttivo, ma quanti lo hanno fatto davvero e come andrebbe fatto secondo lei? Ok, allora torno un attimo su quello di prima. Fra le aziende che hanno lavorato di più, almeno nell'immediato, sicuramente ci sono state quelle che vendono e che distribuiscono sia hardware che software di informatica. Io, abbiamo sentito tutti, in quel mettere in smart working, fra un attimo parlo, che non è neanche uno smart working, tanta gente c'era il bisogno di comprare dei PC, dei block notes. E io ho saputo, ho sentito, penso che l'abbiamo fatto tutti, di aziende che non sapevano più dove andare a prenderli. Al di là che c'era già stata una difficoltà in quel settore, perché i PC ormai vengono dalla Cina e vengono anche da quella parte di Cina che si era presa il Covid qualche mese prima di noi. Detto questo, quindi i manager hanno avuto un grosso ruolo in pochi giorni organizzare questo lavoro a distanza, perché questo è stato. Fare smart working vuol dire che io devo mettere in piedi un'organizzazione del lavoro che permetta alle persone che ho all'interno dell'azienda dove sono di lavorare come, dove, quando vogliono, in modo che però lo facciano collaborando al meglio fra loro per quello che serve, perché l'azienda sia competitiva, però possono farlo un po' dall'ufficio, un po' da un cliente, un po' al bar, un po' da casa. Noi invece ci siamo messi in casa chiusi, quindi è già tutta un'altra cosa. È chiaro che all'interno di questo noi, sempre dato di un'indagine, adesso guardo la carta perché li ho in mente. Allora, tenete conto che noi abbiamo chiesto, dopo un mese e mezzo, quante sono le aziende che hanno fatto smart working, quante erano che lo facevano già prima e quante lo hanno poi fatto in modo durante il Covid. Allora, erano il 28% le aziende nel campione rappresentativo nostro che facevano una sorta di smart working, o di lavoro da casa, spesso era veramente quello smart working che ho detto io, vuol dire che c'era qualcuno all'interno di quella azienda che faceva anche quello. Dopo ce ne hanno messi molti di più. Quando gli abbiamo chiesto, a fronte del Covid, quanti lo hanno fatto, siamo arrivati all'82%, magari in alcune realtà anche con due sole persone o anche solo con il manager. Ma quello che mi interessa di più è che gli abbiamo anche chiesto se la produttività è scesa, è rimasta ferma. Bene, allora, il 50% ci ha parlato di un aumento o di una stabilità della produttività. Di fatto il 40 di una stabilità e l'11-12 di un aumento, che è un dato che non mi stupisce da un lato, ma perché sono anni che Manager Italia e i manager promuovono questa forma di lavoro nuova, che non è tanto solo lo smart working,
ma è lavorare in modo flessibile con tutto quello che serve. Mi stupisce un po' perché per fare bene questa cosa bisogna farla con un'organizzazione del lavoro strutturata per farlo. Mentre qua ci siamo trovati da un giorno all'altro con tante aziende che hanno messo a casa le loro persone, sì, con un PC, ma senza che fossero dotate di un'organizzazione di modi di collaborare, sia collaborativi, come proprio come le persone si organizzano, ma anche del supporto di software, quei semplicissimi software che permettono a me e a te di scrivere di condividere un documento Word sul quale lavorare. Quindi il fatto che, voglio dire, il 50% si sia mantenuto, il 40% si sia mantenuto produttivo come prima, e addirittura ci sia un 12% che lo è di più, poi naturalmente c'è chi lo è meno e abbiamo un 20% che è sceso tra il 5 e il 10% e un altro 20% che è sceso più o meno del 15%. Però questo è anche dato e dipende molto anche dal tipo di servizio che quelli danno, dal tipo di prodotto. Però ecco, quello che penso sia molto utile è che ci ha mostrato come questa cosa si possa fare. Pensiamo un po' come l'obbligo di fare una cosa abbia smosso la mentalità che era bloccata, arrugginita da anni. Questo sia sullo smart working, ma anche, come ho detto prima, di quel ristoratore sul modello di business. Quante lotte abbiamo fatto, quante lotte hanno fatto tutti per mantenere fermo tutto. Sono anni che le lobby lottano perché non cambi niente. Bene, il giorno che abbiamo dovuto sbloccare tutto, anzi bloccare, ma abbiamo di fatto sbloccato. Ecco, c'è un'ultima cosa che voglio dire a proposito di questo, che quindi è un'esperienza dalla quale noi dobbiamo cogliere il tanto di buono che c'è. Certo, dobbiamo razionalizzarlo, migliorarlo con un'organizzazione, con una managerialità, con le competenze, con la capacità di collaborare meglio a distanza. Dobbiamo farlo anche quando siamo face to face. In quel momento, oltre allo sblocco mentale nostro, perché o si faceva così o non si faceva, c'è stato anche un grosso sblocco, lo sblocco delle norme. Cioè non ci sono più state leggi, ma lo Stato ci ha detto liberi tutti, non valgono le leggi che ci sono, perché lo smart working in effetti in questo paese è bloccato da un po' per vari motivi. Uno di questi, e non penso neanche che sia il principale, è che le normative che ci sono per mettere un lavoratore soprattutto a lavorare da casa sono tante, sono un po' complesse così, però non vi nascondo che fra le tante cose che ci bloccano c'è anche la mentalità che pensa che se una persona io non la vedo, non mi timbra un cartellino, non ho contezza del fatto che quello stia lavorando e lo stia facendo bene. E questa è colpa anche dei manager. Questa è una cosa che non sta in piedi, perché come ho sempre detto che anche il fatto che oggi ci sia internet e fino all'altro giorno non ci sia stato, ci sono delle aziende che hanno fatto delle lotte di religione per bloccare l'accesso a internet, che non fosse quello per il mero uso lavorativo, ma ho sempre detto che mentre prima non c'era internet, se uno durante l'orario di lavoro si voleva grattare, come diciamo, cioè non voleva fare il lavoro, si poteva leggere la Gazzetta dello Sport o qualsiasi altra cosa, o poteva guardare il soffitto. La stessa cosa capita con internet, la stessa cosa capita che io lo abbia in modo fisico o lui sia per i fatti suoi. Alle persone bisogna dare una competenza, una professionalità, ma soprattutto bisogna dare degli obiettivi. Il mondo e l'organizzazione del lavoro che ci serve oggi è dare alle persone degli obiettivi, dare degli obiettivi singoli e anche di gruppo, e fare in modo che questi obiettivi, che per raggiungere questi obiettivi le persone abbiano tutti gli strumenti utili per collaborare al meglio fra loro. Molto interessante la tua riflessione, ma le opportunità della crisi, no? Cambieranno secondo lei i modelli di business, oppure nel prossimo futuro avremo una trasformazione digitale in atto? Allora, io penso che cambieranno.
Poi dopo non sono neanche d'accordo con tantissima gente, no? Abbiamo letto di indagini e di esperti che ci dicono che cambierà tutto. Quella che mi ha appassionato di più è quella che ho letto sugli immobili e sulle case, dove ho letto da più parti, quindi più esperti hanno detto andranno le case con il terrazzo e ampie. Sì, bene, solo che per comprare una casa col terrazzo e ampia, che secondo me andava molto di moda anche prima, ci vogliono un sacco di soldi, quindi penso che andrà come prima, anzi meno, perché magari di soldi ce ne saranno meno. Però questa cosa vera non è per niente una battuta. Ecco, io penso, noi abbiamo fatto anche qui un'indagine sui manager, bellissima, dove gli abbiamo chiesto proprio quello che mi hai chiesto tu, se possiamo darci del tuo. Ma tu pensi che cambierà qualcosa? Allora, abbiamo creato, sulla base della risposta che ci hanno dato a due domande su questo, 5 cluster. Allora, uno è il cluster che non cambierà niente, quelli che abbiamo chiamato il ritorno al passato, sono l'11,1%. Ci hanno detto no, sarà tutto come prima. Una buona volta che non c'è più il virus, o comunque che il virus non ci condiziona. Poi invece abbiamo un 27,5% che ci parla di uno stravolgimento. Abbiamo un 17% che ci parla di nuovi modelli di fare business, di lavorare, di vivere. Un 21% che l'abbiamo chiamato l'intermedio, cioè dice sì, ci sono delle cose così, e poi un 23,6% che dice sarà come prima ma cambieranno alcune cose. Quindi voglio dire, se li consideriamo c'è un 90% che ci dice che cambierà qualcosa. Se vogliamo togliere anche quelli che ci hanno detto sì, cambierà così, però siamo al 70%. Allora, poi dopo, tra il dire e il fare, io però penso che sicuramente cambieranno anche per un semplice fatto, che le aziende più intelligenti, più smart, ma nel senso appunto che sapranno cogliere quello che questa esperienza bruttissima ci ha insegnato, saranno in grado di fare delle cose, di mettere in pratica delle cose che obbligheranno quelli che competono, se vogliono continuare a farlo, anche loro a cambiare qualcosa. Certo, c'è chi è più pronto, c'è chi è più pronto a cambiare mentalità, perché la prima cosa che si deve cambiare è la mentalità. Per dire, quando noi parliamo di digital transformation, è una cosa molto bella che abbiamo visto con Amazon, con tantissime aziende. Poi Amazon è anche un caso abbastanza banale. Amazon è un libraio che ha deciso un giorno di vendere i suoi libri sul web, oggi vende di tutto, ma oggi Amazon di fatto ha una piattaforma bellissima dove uno va e sceglie tutto quello che vuole, poi dietro è il più grande operatore con terzi di logistica del mondo. Amazon fa, cioè, fa i soldi quando vende, ma tutto quello che vende da una spilla deve essere trasportato da una parte del mondo all'altra. Quindi alla fine della fiera, se noi ci guardiamo bene, Amazon, no, è sicuramente l'azienda leader di questo, ma è un'azienda banale dove qualcuno un giorno, e lo hanno preso in giro per anni il signor Bezos, perché io ho visto cose dove tutti dicevano è un pazzo, lui era chiuso nell'ufficio che si inventava queste cose. Però loro sono riusciti, hanno preso un business classico, che è ancora del tutto classico, e hanno pensato con una mente nuova come posso trovare un modo migliore per andare incontro alle esigenze del cliente. Ecco, quello che si deve fare, quello che dobbiamo fare alla luce di quello che ci ha mostrato questa crisi è valutare, è un po' come quando io dico, io per andare in ufficio faccio quella strada, delle volte ne faccio un'altra. Se un giorno mi bloccano quelle due strade, io mentalmente mi devo mettere a studiare quale può essere la strada migliore, che magari scopro che è anche migliore di quella che ho fatto per 20 anni. La stessa cosa dobbiamo fare qua, vedere se c'è un modo migliore per, non per fare la stessa cosa di prima, ma per dare al cliente che sta di là, che ci compra, un servizio di fatto ormai, certo, anche quando compra il pane, se c'è un modo migliore per darglielo. All'interno di questo, quindi il primo pensiero è questo: bisogna farlo alla luce di una conoscenza
generale, perché poi si fanno intervenire gli esperti, delle tecnologie, cioè perché il salto è, ci sono delle tecnologie che mi permettono di fare delle cose in modo diverso da prima. E all'interno di questi ci sono i dati, moltissimi dati che sono fin troppi, quindi che ci sommergono. Ecco, però un uso fatto bene dei dati che servono ci permette di gestire al meglio quella riconfigurazione che abbiamo detto, che poi non sarà mai statica. Certo. Ma infine, un'ultima domanda. Qual è la fotografia della situazione italiana secondo appunto i vostri dati e la vostra esperienza manageriale, che insomma è lunga? La fotografia su cosa? Della situazione digitale italiana, ecco. Della situazione oggi, della situazione economica o della situazione di digitalizzazione? Della digitalizzazione, chiaramente, esatto, sì. Se si può fare una foto, chiaramente. Sì, si può fare una foto. È un po' una foto come è quella dell'Italia, cioè noi in Italia abbiamo dei champion, abbiamo delle aziende, delle persone che sono fra le più brave al mondo a fare quello che fanno. In Italia c'è Jux si è inventato, cioè l'Italia che è leader nella moda, con Jux e con tante cose che digitalmente stanno intorno al mondo della moda, sicuramente l'Italia è leader nella digitalizzazione della moda. Quindi voglio dire, Jux è la più grande piattaforma che ci sia, ha cominciato anche lui, se non in un garage, in una stanza, è un imprenditore che ha messo in piedi. Ecco, un'altra cosa che ha messo in campo Jux è che non si è fermato, come tanti imprenditori nostri fanno, a dire l'azienda è mia e non voglio che entri qualcuno, non voglio delle partecipazioni, perché Jux, che era già cresciuta moltissimo grazie a dei finanziamenti che fondi di private equity e altri gli avevano dato, ricordiamoci che 3 anni fa si è fusa con un'azienda inglese più grossa di lei, l'imprenditore e manager era stato dentro per farla crescere così. Quindi ma non c'è solo Jux, ce ne sono anche altre, ci sono delle start-up, però che cosa c'è? Che sono sempre casi limite, ma non perché noi siamo messi peggio degli altri come gente brava che si inventa e che fa, anzi molti dei nostri scappano e lo vanno a far fuori. Abbiamo solo casi limite perché noi, più che dalle altre parti del mondo dove non è che funzioni tutto, abbiamo mantenuto primo c'è un sistema pubblico che non ci dà una mano, ma non per parlare sempre male del pubblico, ma l'informatizzazione, vorrei ancora prima di parlare della digitalizzazione, del pubblico diciamo che non ci dà una mano, al di là delle famose recriminazioni sulla burocrazia. E poi c'è questa mentalità che noi abbiamo un po' più che dalle altre parti, anche se è umano il fatto che uno voglia difendere quello che ha, quindi voglia mantenere lo status quo, che da noi si è lottato sempre molto di più per mantenere le cose come stanno che non per stimolare le persone a crescere. E questo è il vero dramma. Però io penso che ci sia spazio, perché la digitalizzazione ha molto spazio in Italia, però ce l'avrà anche se ci sarà, ok, un sistema pubblico che la favorisce, che la fa sua anche lui, tutto quello che è, ma se ci sarà anche la volontà di collaborare, perché noi abbiamo anche negli altri paesi, ma noi ne abbiamo di più, abbiamo tante PMI, tanti imprenditori, o queste persone si mettono in testa, uno, di crescere anche come dimensione, quindi di non fermarsi, ma soprattutto di collaborare fra loro e condividere delle cose che è assurdo non condividere, dati, operazioni sia di marketing che altro, digitalizzazione di alcune cose. Ecco, se non ci mettiamo in testa, prima di tutto in testa proprio, nel mindset, di fare insieme quelle cose, che anche con un concorrente sono un upgrade, non sono uno che mi porta via niente, perché banalmente, taccio, fra un po' chiudo, se noi siamo 7 alberghi di una zona, se riusciamo a digitalizzare, a collaborare, a fare qualcosa e a portare più clienti qua, se ne trae vantaggio tutti, non è che uno vince e che tutti gli altri perdono. Se non lo si fa e solo non sono in grado di farlo,
invece ci perdono tutti. È molto semplice. E poi sì, ci vuole più managerialità all'interno di quello che ho detto, da condividere e un giorno da prendere anche in casa è questo, perché managerialità vuol dire tutte quelle cose che abbiamo detto una buona volta metterle a terra e farle diventare un sistema pulsante che funziona e che però cambia, che non può stare immobile. Bene, grazie per la complessa e articolata analisi a Enrico Pedretti, direttore marketing di Manager Italia. Grazie a voi, è stato bellissimo. Grazie, buona giornata.